Salve ragazzi, benvenuti ancora di nuovo nel mio canale. Sono le ore 11.04 del 2 settembre 2012. Il posto in cui mi trovo, come sempre, ve lo dirò alla fine. Quello che vedo dire è un elenco delle attività economiche e industriali che sono sotto la morsa della crisi economica che sta investendo tutto il mondo dei paesi industrializzati. E vi voglio fare un piccolo elenco. Carbo Sulcis, chiusura miniera 2012, 570 dipendenti a rischio. Alcoa, alluminio, 900 dipendenti a rischio. Euroalluminia, 400 operai in cassa integrazione. Fincantieri, 9.000 dipendenti, 1.300 esuberi e 3.000 in cassa integrazione. Lucchini Acciaieria, 2.800 dipendenti. Verrà chiusa l'attività con 1.943 lavoratori che stanno continuando a lavorare con progetti di solidarietà. Merloni, 3.500 dipendenti, ceduti 3 stabilimenti a un'azienda americana. Electrolux, 7.000 dipendenti, 800 esuberi e già 230 dipendenti fuori con degli incentivi. Indesit, 2.500 dipendenti, chiusura dello stabilimento di None, 360 posti anche a rischio. Fiat Imerese, chiusura, dipendenti, 1.300 persone che non si sa dove andranno a collocarsi nel mondo lavorativo. Natuzzi Divani, 2.700 dipendenti con 1.300 in cassa integrazione. La Windjet, compagnia aerea, a rischio 500 dipendenti. La Meridiana Fly, compagnia aerea, altri 2.300 lavoratori a rischio. Più migliaia di lavoratori che lavorano nel settore tessile e nel settore turistico, tra cui grandi nomi come l'OMSA, Valtura, Alpitour, anche qui situazione a rischio. E allora io sono qui di fianco a quest'ancora di salvataggio e a dire a chiare lettere monti qual è la tua risposta economica per far sì che ci sia una svolta. 15 anni fa hanno inventato per la Fiat la rottamazione della macchina per incentivare l'acquisto di una nuova vettura e per dare una spinta industriale alla Fiat. A queste aziende, a queste famiglie, cosa gli diciamo per cercare di incentivare che il loro posto di lavoro non lo perderanno, ma continueranno quindi a poter sostenere la propria famiglia, la propria vita con un livello sufficiente per dire di essere persone oneste, lavoratori e persone che possono quindi portare avanti la propria famiglia senza stenti, senza dover andare a chiedere la carità e senza portarli magari a situazioni di vita di delinquenziali. Ok ragazzi, siamo a San Benedetto, vi saluto, ciao.